Bene, allora avevo cominciato a parlare di complottismo partendo dall'antisemitismo, no? Uno dirà, ma l'antisemitismo è una forma di razzismo, non è una forma di complottismo. No, è l'uno e l'altro. L'antisemitismo oggigiorno, siccome appunto bisogna considerare anche il fatto che l'antisemitismo, dopo quello che è successo in Germania, viene riprovato moralmente, l'antisemitismo si è, come dire, mascherato da complottismo, in certa misura. Era una forma di complottismo già prima, no? Ma nell'epoca attuale è diventato praticamente solo complottismo, no? Cioè esternamente, mantenendo un nucleo di antirazzismo, di odio razziale. Dunque, per capire meglio questo processo, bisogna appunto andare alle origini dell'antisemitismo. Io all'inizio, cioè una volta, c'è stato un tempo in cui io mi facevo molte domande sull'antisemitismo, perché era una cosa che mi era incomprensibile, no? Dunque, riuscivo a capire soltanto, cioè, dell'odio degli ebrei, nei confronti degli ebrei, riuscivo a capire soltanto una cosa, no? Cioè che gli integralisti cristiani, odiando i seguaci delle altre religioni e avendo gli ebrei fra i piedi, diciamo, cioè dato che gli ebrei sono sempre vissuti mescolati con i cristiani, ovviamente erano il primo oggetto di odio da parte dei cristiani conventi, no? Cioè, quelli che erano convinti che le altre religioni non dovessero proprio esistere. Questa era l'unica cosa che riuscivo a capire. Ma non riuscivo a capire, per esempio, perché un ateo dovrebbe odiare gli ebrei, dico, più di quanto magari odia qualsiasi altro. Immaginiamo, dico, uno sì, può essere un odiatore, no? Un ateo che odia un sacco di gente, no? Allora odia tanti popoli, perché dovrebbe odiare gli ebrei più di altri, no? Cioè, erano cose che non riuscivo a capire. Col tempo, studiando, analizzando la cosa, sono riuscito a capire molte più cose e a saper distinguere fra anti-ebraismo, anti-giudaismo e antisemitismo. Sono tre cose diverse. E qui noi normalmente mettiamo tutto sotto lo stesso tetto, no? Cioè consideriamo l'odio negli ebrei o nei confronti degli ebraismi come tutto un unico fenomeno, mentre in realtà si tratta di fenomeni un po' diversi. Ecco. Quando uno dice, quando è che è cominciato l'odio nei confronti degli ebrei? Beh, a rigor di logica è cominciato con prevalere dei cristianesimi, cioè all'interno dei cristianesimi, per ovvi motivi. Prima della nascita del cristianesimo non ci sono tracce rilevanti di antisemitismo, antigiudeismo, nel senso che magari c'erano dei problemi, sì, fra ebrei e altre etnie, no? Perché già prima della distruzione di Gerusalemme, della cosiddetta diaspora, no, c'erano in realtà c'era già una diaspora, c'erano già ebrei dappertutto nel mondo mediterraneo che vivevano come minoranza religiosa e etnica in tanti altri paesi senza omologarsi. Cioè, per esempio, a Roma c'era una comunità di ebrei, sembra già data le origini della Repubblica, cioè già 500 anni prima di Cristo, ho letto perlomeno. In Egitto ce n'era uno stravento, ovviamente, no? Basti vedere, che so, la comunità di Elefantina, le cataratte del Nilo, poi ad Alessandria, anche da quello che mi risulta c'era una forte comunità ebraica. Infatti Filone di Alessandria, primo grande filosofo ebreo, nutrito di filosofia greca, insomma, viveva appunto ad Alessandria e tanti altri paesi.
E ovviamente, essendo un gruppo particolare, potevano esserci dei problemi perché appunto loro adoravano un unico Dio in un mondo dove prevaleva ancora il politeismo, anche se a dire il vero era già andato in crisi per diversi motivi, ma sono cose che vedremo col tempo anche lì. Quindi è stato il cristianesimo che ha cominciato a odiare gli ebrei, perché di fatto i cristiani hanno voluto sostituirsi agli ebrei, no? Presentarsi come nuovo popolo eletto che addirittura avrebbe costituito l'intera popolazione mondiale, no? Cioè i cristiani hanno preso il Dio degli ebrei, l'hanno rifatto in una forma nuova e l'hanno presentato al mondo cercando anche di imporlo, no? Mentre gli ebrei, il loro Dio, se l'erano tenuti per sé e l'avevano interpretato come era stato interpretato da diversi secoli, dal 500 avanti Cristo più o meno, no? Cosa sia successo prima non è ancora ben da chiarire, ma come ho detto, non sembra neanche che fosse una religione monoteistica l'ebraismo prima. Allora, dopo tutta sto ambaradando dovuto al conflitto fra cristiani e ebrei, no? Uno penserebbe che quando il cristianesimo ha cominciato a ritirarsi, diciamo intorno al 700, anche l'odio nei confronti degli ebrei teoricamente avrebbe dovuto cominciare a ritirarsi, no? Perché tra l'altro aveva creato dei guasti enormi. Nel senso che appunto gli ebrei, cioè l'emarginazione nei confronti degli ebrei è stato qualcosa di progressivo, non è che fin dalle origini agli ebrei era stato proibito questo, poi è stato proibito quest'altro, quest'altro ancora, no? Cioè, per fare un esempio, i ghetti sono cominciati nel 500-600, se non ricordo bene, ma nel Medioevo non c'erano ancora i ghetti. Certo, agli ebrei venivano proibite un sacco di cose, per esempio il possesso della terra, perché gli ebrei si sono specializzati nel commercio, nell'attività bancaria, nell'usura e via dicendo, perché erano le uniche cose che potevano fare. Nel senso che nel Medioevo non veniva permesso loro possedere la terra, perché se avessero posseduto la terra si sarebbero radicati nel territorio, avrebbero ebreizzato le nazioni europee, no? Cioè la civiltà europea è nata, non è civiltà cristiana, è civiltà ebraico-cristiana, perché gli ebrei hanno contribuito tanto quanto i cristiani a creare la civiltà europea, che è un insieme di componenti, no? Cioè ellenismo, romanesimo, civiltà romana, ellenismo, civiltà greca, romanesimo, civiltà romana, germanesimo, cultura germanica, celtismo, cioè culture celtiche, slavismo, in misura molto minore. Ecco, lo slavismo è sempre rimasto un po' lì all'est, ma non ha potuto contribuire più di tanto alla cultura europea, perlomeno nel Medioevo era completamente escluso, i popoli slavi erano completamente esclusi. Gli ebrei invece c'erano già, cioè mentre i popoli slavi sono giunti solo nei secoli recenti, nel milieu della cultura europea, no? Hanno cominciato anche loro a contribuire alla formazione della cultura europea, solo appunto negli ultimi 2 o 3 secoli, prima non mi risulta che ci fosse questa grande influenza dei paesi dell'est europeo su quelli dell'ovest, no? Cioè quando è sorta la Russia, cioè le grandi, però la Polonia, allora magari quell'influenza è cominciata, no? Paradossalmente Russia e Polonia sono due dei paesi che sono stati più ebreizzati in Europa. Comunque, appunto, ebrei e cristiani hanno sempre convissuto nell'Europa
Europa medievale e poi moderna, e hanno entrambi contribuito alla formazione della cultura europea, no? Quindi nel momento in cui i contrasti religiosi si sono attenuati, logicamente si sarebbe dovuto pensare che le cose sarebbero migliorate. In un certo senso è stato così, sì, è stato un dubbio, no? Nel senso che gli ebrei, appunto, hanno cominciato a uscire dai ghetti, a far parte, a integrarsi un po' di più nella società, a non essere più un gruppo a parte. Magari gli veniva anche, adesso io non so le leggi, ma magari gli veniva anche concesso di comprare la terra, no? E quindi magari anche di avere altre attività oltre a quelle legate appunto alle banche, al commercio, all'usura soprattutto. Una cosa che è importante, no? È che per la Chiesa cattolica, gli ebrei dovevano essere usurai, era il compito che era stato dato loro dalla Chiesa, credo già nel Rinascimento, forse sto dicendo una scemenza, ecco, cioè prendete come grano salis, non ho dati storici precisi, però io so, c'è anche qualcuno che ha trattato su YouTube la cosa, che siccome il prestito a usura era qualcosa di impuro, ma anche il prestito per interesse, cioè per la Chiesa medievale il prestito per interesse era una cosa immorale, una forma di furto. Poi la Chiesa ha deciso che non era più peccato per motivi abbastanza ovvi, no? C'è qualcuno che ha detto. Ma sarebbe interessante sapere perché la Chiesa, per quanto riguarda i prestiti a interesse, a un certo punto ha deciso che non era più peccato, mentre per quanto riguarda il sesso, magari per esempio l'omosessualità, invece quella è sempre stata dell'idea che era peccato, no? Cioè chissà come mai, se si tratta di soldi allora il peccato cambia, no? Infatti basti pensare che Cristo ha detto che e che non vanno in paradiso, no? Perché è più facile che un cammello passi per la coda di un ago, e quindi è molto esplicita la cosa, e che non vanno in paradiso, però per quanto riguarda il rapporto fra i cristiani e i soldi, la cosa è sempre stata, insomma, dicono sempre, bisogna sapere interpretare, non bisogna prendere alla lettera, no? Ecco, invece per quanto riguarda l'omosessualità si prendono alla lettera, considerando poi che Cristo non ha mai prodotto l'omosessualità. Ecco, piccola parentesi, no? Per far capire come spesso le situazioni, cioè la cattiveria degli emarginati sia causata dagli stessi emarginatori che si dimostrano violenti, falsi e contraddittori, no? Ecco, e anche la falsità e la contraddizione sono forme di violenza. Ecco. E quindi per tornare al discorso, no, che dunque, gli ebrei sono stati costretti a entrare in un certo ruolo, no? Allora l'usuraio, siccome era un infedele che era già destinato all'inferno per conto suo, per il solo fatto di aver orrore rifiutato Cristo, allora il lavoro sporco lo doveva fare. No. E a furia di lasciare il lavoro sporco agli inferiori, no? Veniva buttato ancora più fango contro gli inferiori. Quando è stato il momento appunto di liberarsi da tutto questo, gli ebrei si sono trovati avvantaggiati, come tutte le persone che hanno dovuto portare sul groppone un carico più pesante degli altri, perché hanno le spalle più forti. E quindi, quando è stato il momento di liberarsi, sono diventati più intraprendenti dei cristiani stessi, no? Erano più bravi ad arrangiarsi, perché dopo secoli e secoli di emarginazione, di persecuzione, di ruoli subalterni, per il solo fatto di essere ebrei, dopo erano diventati
più scafati, no? Adesso sono costretto a chiudere, ma la prossima volta comincerò a parlare della cosiddetta morale del risentimento, che è molto importante. Arrivederci.